Ciao a tutti cucci, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Pokémon Uranium Version. Nello scorso episodio abbiamo finalmente, o almeno così pare, sconfitto il nostro avversario, ovvero Urain, anche se penso che in qualche modo si rifarà vivo a post-game, nel post-game che sto pensando di fare, nel caso ci sia un post-game abbastanza decente. Se però nel caso scopro che nel post game non c'è, in culo a lui, proprio per essere più chiari possibile, ok? Dunque devo ancora insegnare volo a Barbie. Levo uragano, hurricane, come si dice in italiano, non lo so perché è una mossa che non mi ricordo proprio. E le insegno volo. Allora, andiamo a Legend Town, perché da Legend Town... Ah, ma posso volare praticamente da tutte le parti? Tranne che ovviamente alle centrali nucleari. Ma va bene, devo andare a Legend Town perché da lì, da Legend Town, poi ripartirò per andare al Championship Site. Quindi probabilmente in questo episodio... Perché ho tolto le scarpe? Ok. Probabilmente in questo episodio percorrerò la via Vittoria, nel prossimo la Lega... E poi se c'è un post game abbastanza recente lo farò. Dovrei anche radunare tutti quanti questi tizi. Ecco, questi tizi praticamente sono... È uno dei nipoti, dei sei nipoti del gran maestro del dojo. E alcuni di loro mi combatteranno una volta che ci andrò a parlare. Non tutti, questo non ha voluto combattere. Perché devono tornare appunto dal nonno, perché il nonno ha bisogno di loro. Allora, a questo punto penso che debba andare qui. Oh, stop, trainer! Fermo gli allenatori. Qui c'è la via Vittoria. Solo gli allenatori che hanno mostrato di essere degni e hanno sconfitto tutte quante le otto palestre possono passare. Oh, ma quelle sono le medaglie? Allora fammi vedere. Normal Beige, Bright Gem Beige, Surf Beige, Pixel Beige... Salsa Beige, Drama Beige e Apex Beige, Enzyme Beige. Ok, congratulazioni allenatore. Ora puoi procedere per la via Vittoria. Ragazzi, la musichetta mi gasa un botto. Ah, qui già le strade si dividono. Un Primeape al 39. Io Primeape ce l'ho un pochino più forte. Non so che livello siano gli allenatori per via Vittoria, ma penso che userò i repellenti. Ma prima di continuare ovviamente, devo vedere se la strada a destra mi porta effettivamente più avanti, perché ho visto che già le strade si diramano. Ma io, usando un attimo Barbie, dovrei andare di qua. Quindi in teoria per la strada che sto per prendere ora verso destra non c'è nulla. E perché sto perdendo la voce in un modo così brutto? Ok, repellente usato, non hai problema. Ah, bello però. Vedi, qualche volta l'RPG Maker dà qualche piccola soddisfazione per gli occhi. Vediamo un po' cos'è questa. Ah, full restore, ricarica totale. Ok, andiamo e vediamo cosa c'è in questa grotta. Si chiama... Non si chiama. Vuoi vedere che... No, non mi fido. Dove sto? Voglio vedere dove sto. Ah, sto andando avanti? Allora fermo lì. No, allora vuol dire che devo uscire da qui. Ed effettivamente devo andare. Così lagga un po' di meno il gioco, per favore, grazie. Affrontare questa allenatrice. E poi dopo... tornare lì, perché lì sembra che io stia progredendo per andare verso la via Vittoria. Porca Eva, ma Pokémon al 60 ci abbiamo. Beh, io vado per forza di Mega e Lanciafiamme, perché sennò questo... anche è ghiaccio, ma non lo batto, è troppo forte. Mi sa che devo grindare un bel po', E ancora non ho grindato su Pokémon Brown. Da quando ho caricato l'ultimo episodio mi sono fermato. Non ho più giocato... né grindato, insomma non ho fatto nulla di nulla, perché sto in hype assurdo per Pokémon Sole e Luna. Come avrete sicuramente visto, chi l'ha visto poi, il video di quei 10-15 minuti di gioco, e comunque sia il gioco è paccuto per dire figo,
Attenzione, abbiamo una larva di ghiaccio, Frostra, ok, perché tendono molto a, il TH lo tendono a pronunciare con la s. Frostra. Mamma, già che ho l'S moscia, se mi ci metto pure a fare sti versi, ste lettere. Ok, vediamo un po'. Ma qui si va completamente in un'altra parte, cioè, alla fine sono sicuro che sbucheremo... Ah, ma... Ma ci sono due entrate? Cioè, tu mi stai dicendo che per la gavettara ci sono due entrate? Ma che figata. Allora, quei Pokémon di tipo ghiaccio, prima potevo magari batterli con Primeape. Ma è basso Primeape, per questi qua stanno al 60. La Lega starà a 65-70 allora. Perché la Lega Pokémon ha Pokémon almeno 10 livelli più alti di quelli della Bivittoria. E quindi, insomma, fanno i grandi culi. Allora, Traupint è veleno, quindi non dovrei avere problemi. Paraboom è l'evoluzione di Paraudio. Ed è figa se non fosse che... Le braccia... Sembra Sonic per il becco allungato, per la bocca allungata. Ma dopo si va a perdere di brutto con il resto del corpo. Oh, Barbie, Royaglio e Prime sono tipo lotta. Che forse è un po' una pecca avere due Pokémon tipo lotta nel team, ma cavolo, dopo che li ho allenati, non è che posso lasciare a loro stessi, dai. Oddio, Royaglio è entrato nel team che era già al 50. E guarda un po'. Guarda un po' Barbie se va a cappa con un attacco. Ai 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 ai. Io non ho idea di che Pokémon ci siano nella Lega. Non so che tipo di. Che tipo di Super 4 siano, non so nulla. Ah, ma è normale psico allora Paraudio e Paraboom. Ok. Ma insomma, non me l'aspettavo. Non se l'aspettavo. Ma ragazzi, ma dove stiamo andando? Ma qua si può andare con... Cioè, posso raggiungere Via Vittoria? In diversi modi, mi stai dicendo? Cioè, sarebbe una figata pazzesca. Ah, lì con la cascata. Vuoi vedere che si ricollega a dove ero prima? Ma proviamo via mare, non lo so, proviamoci. Non so dove arriveremo. Di qua. Magari abbiamo saltato un intero tratto di strada. Però è bella l'ambientazione... Oh mio Dio, Terrabit. Già l'avevo già incontrato, perché mi ha fatto paura? Sembra Bugs Bunny sotto effetto di acidi, ma potenti proprio. Eteremax, ok. Bici, dove sei? Eccoti qui. E già incontriamo un altro Pokémon selvatico, un altro Terrabit. E ho visto che lì c'è un'altra entrata per la grotta, ma... Cioè, tutte le strade portano a Roma... No, tutte quante le strade portano alla, alla Lega Pokémon. E la musica è scomparsa. Wow! La Whimsicottite! Che me ne faccio? Cioè, poi sono entrato e come se io fossi... cascato. No, no, no. Va bene, non è. Non è come se mi fossi cascato. Andiamo in acqua. Non penso che in acqua ci siano Pokémon selvatici. E invece sì. Ma perché non chiudo questa cazzo di bocca? Bluebell Rock è un Pokémon che mi piacerebbe catturare... Ha un doppio tipo abbastanza interessante. Però no, perché dovrei allenarlo da capo. Cioè, è al 39, è al 38, 39, quello che è. Ma mi costerebbe un sacco di tempo in allenamento. Tempo che non ho prima che escano definitivamente Sole e Luna. O meglio, che escano ufficialmente, dato che il file CIA, come chiamiamolo in termini tecnici, è stato già leakato come la merda. E quindi praticamente tutti quanti più o meno, se hanno fatto la modifica al Pokédex con l'Homebrew, possono praticamente iniziare a giocare. Io la modifica all'Homebrew non l'ho fatta e non la posso fare anche volessi. O meglio, potrei farla, ma no, non la faccio. Perché non è giusto nei confronti di Nintendo, che ha speso soldi e fatica per fare un gioco che poi è già stato leakato da delle merde. E quindi non è giusto non comprare il gioco poi una volta che esce.
Tanto io le compro tutte e due perché sono un pezzo di merda. Ho i soldi, più o meno. e poi, perché non è che poi io abbia chissà quanti soldi, anche perché devo lavorare come una merda per mettere da parte due spiccioli. E poi dopo niente, li compro tutte e due perché sì. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, no? Allora, Co-Cancer è un Pokémon un po' particolare. Ha un nome bruttissimo. Ah, però... No, 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 no. Stavo pensando che è un pezzo di merda. It's a one hit KO! Merda, non me l'aspettavo. Un one hit KO da ghigliottina. Chissà perché il nome mi suggeriva qualcosa. Cioè, già sapevo che la mossa era da one hit KO. Non è che il nome mi deve suggerire cos'è. Basta! Basta con questa ghigliottina. Te la ficco su per il... per la palma. Sto in aria! Più o meno. Ma non mi puoi colpire in aria. Muorici. Più o meno. Cioè, non devi morire. È un modo di dire. Oh... Drillgun. Imperilla, facciamo qualcosa anche noi, dai, che dici, eh? Una bottarella a sto Pokémon gliela vuoi dà? Mi sa che questo ti metterà appena proprio anale, ma malissimo ti fa proprio, eh? Guarda che roba che c'ha là dietro. Oggi mi sento un po' da colorado. Dai, resisti, 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 perché non resistete, miei Pokémon? Io vi voglio bene, ma voi non resistete. Allora potrei revitalizzare Imperilla? Sì, cara, ti revitalizzo. Ma perché ho più Pokémon femmina che Pokémon maschi? Questo ancora non l'ho capito. Portandola, revitalizzandola, e revitalizzo anche Raptor Senpai. Così almeno, eccolo qua. Almeno lo revitalizzo, non ci perdo tempo dopo. Mega Horn. Praticamente mi ha lanciato un corno. Va bene, credo. Sì, ma Mega Horn non è che ti carica con il corno, ma non è che te lo lancia. Qui me l'ha proprio lanciato. Karate Chop, ta, sul collo. Ti spezzo il collo, sì, te lo spezzo e vai. Oh, Imperilla, finalmente a 46. Oh, revitalizziamo chi si deve revitalizzare. Chi è crepato? Diciamo che Raptor Senpai ovviamente è la punta di diamante del mio team. Senza di lui non è che potrei fare granché. Carrot... vino carota? Cioè praticamente tipo l'uva spremuta. Piano mi sto avvicinando alla meta. E... però... ho visto che entrando nella caverna ero molto più avanti. Perché... dove portano quelle scale? Quanto più lontano mi portano? Effettivamente. Non lo so. Però... mamma mia quanto è figa la mega di Archilise. Non esiste, dai. Non esiste Pokémon. A parte Charizard X. Più bello di Archilise. Beh, Charizard è il mio primo amore di Pokémon. Da quando l'ho visto è diventato il mio Pokémon preferito. Ho detto, ok, tu sei il mio preferito, basta, non si discute. E la Mega X è il top proprio. Ok. Neopunk, chi era? Wow! Instant Crush! Cos'è, un mito dei giorni nostri? Uno di Daft Punk che... sì, praticamente sì. Perché è andato giù come se nulla fosse. Se capite il riferimento. Oh, quanto sono spiritoso. Andando avanti però. Dunque, la Pokéball qui cosa abbiamo? Full Heal. Cura totale. Ok. Quella è sicuramente l'entrata. Sicuramente. Come è vero che il sole sorge ad est. Sì. E abbiamo un combattimento contro Dermafrost. E praticamente l'allenatore contro cui sto combattendo mi ha detto: perché specializzarsi in un solo tipo? Meglio usarli tutti. Sì.
Anche perché con un solo tipo difficilmente si va avanti in un gioco Pokémon. A meno che non fai la Monotype Run e usi anche i doppi tipi se perché sei un pezzente. Oppure, ma perché dopo il Pokémon con l'evoluzione acquista anche il secondo tipo? Non necessariamente. Ok, una gazzella. Una gazzella contro un dinosauro. Oh oh! Chi ha resistito con 6 punti salute? Biatch! Dio! E tu resisti con 0 punti salute! Oh yeah! Ok, ho ancora l'effetto del repellente attivo. Dusk Ball. Io sto aspettando di trovare un Pokémon per allenare il mio Imperilla, perché sennò qua ragazzi... Tracton era un Pokémon valido. Ma vai un po' a sapere che Pokémon c'hanno questi. Ah, ne ha altri 3. Ok, allora. Si può fare. Era meglio se usavo terremoto. Ma oramai. Cioè, io praticamente ero uno di quegli allenatori che combatteva il Steelix sulla seconda generazione. Non mi ricordo chi era l'allenatrice. Ma era la quinta palestra, mi sembra. E a Olivinipoli. Era uno di quelli che combatteva Steelix con Quilava al 25. Ogni volta che giocavo io e un amico mio facevamo una specie di gara. Allenavamo solo PJ e ovviamente facendolo evolvere in Pidgeot e Pidgeot. E vicino adesso un Pokémon starter tra i 3 disponibili. Io prendevo sempre Quilava, lui prendeva sempre Totodile o Chikorita. Mai Quilava, non ho capito perché non prendesse mai Quilava. E niente, facciamo questa competizione. Però il Pokémon di... Il Pokémon, se troviamo un Pokémon che con PG8 non riusciamo a combattere contro, dobbiamo per forza usare uno dei Pokémon starter. E era faticoso perché non sapevi mai quando ti sarebbe potuto servire. Ovviamente durante le prime run, poi dopo. La terza, la quarta in poi ti impari Pokémon. E quindi alla fine non potevamo neanche allenarlo nell'erba il Pokémon. Dovevamo per forza combattere con quel Pokémon contro gli altri allenatori solamente. Alla fine lui che faceva? Era stronzo perché si divertiva dopo post game a combattere più e più volte contro la Lega. Fino a arrivare al livello 90, 92, 93, quello che era. Mai al 100 però, per combattere il rosso sul Monte Argento. E io come un coglione, no, guarda, sto al 72, ogni volta arrivavo al 72 perché oramai mi ero imparato dopo 10 run. No, guarda, sto bene al 72, lui invece ogni volta voleva completare il gioco al 100%, tutti gli eventi, che a quel tempo di eventi ce n'era solo uno, che poi dovevi essere in Giappone per poterlo attivare. Quindi non è che... E niente, voleva per forza completare il gioco al 100%, quindi allenava questo povero Pidgeot allo sfinimento contro la Lega Pokémon, contro i Pokémon Drago. E vinceva, era bravo. Non so più se gioca a Pokémon o no, comunque sia mi sembra di sì perché l'ho visto l'altro giorno, aveva una palestra su Pokémon Go. E l'altro giorno intendo un paio di giorni fa, quindi non è che... Perché Pokémon Go diciamolo che non lo gioca quasi più nessuno. Nella città dove abito io lo giocano in... Di 1000 che eravamo, siamo rimasti in 15-20. Io e altri 2-3 ragazzi che conosco, più una piccola... Più quelli di WhatsApp, che ci eravamo scambiati il numero tramite WhatsApp. Giocano, ma ci sentiamo quando non possiamo vederci lì. Oh, che fate? Giocate, non giocate? Loro, non più. Siamo rimasti in 5 che giochiamo fisso a Pokémon Go. Io ci gioco massimo una volta ogni 3-4 giorni, perché comunque sia il tempo per uscire è poco tra YouTube, lavoro e voglio dormire oltretutto, quindi non è che ho proprio tantissimo tempo. Mi piace dormire, sì. Allora, abbiamo Neopunk, un altro membro di Daft Punk che non ha capito che... Ah, ma è rimasto mega evoluto? Prima mi era tornato normale nelle scorse... Boh, vabbè, mi sono sbagliato io. No, è più veloce. Ma quando è più veloce? Quando è più veloce? Quando è che è diventato più veloce? Non esiste. Mamma mia, gli faccio vedere io come si combatte a sto stronzetto. Alright, bebè. Boom, no, non è andato a KO. Oh no, cosa faccio? Fermati.
con un punto salute. Oh, Raptor Senpai, quanto sei birbone. Mo sicuramente diranno che ho copiato. YouTube fa cagare perché ho detto birbone. Ah, ok, quindi qui devo per forza salire. Pensavo continuasse. Ma va bene, devo salire. Allora, cosa è girata? Allora, ehi, tu sei molto carino, per non menzionare che sei forte. Che dici di lottare carino? Ok. E intanto ti lavo i pantaloni, ok? Poi dopo... No? Ah, intendevi una lotta Pokémon. Va bene. Oh oh oh. Che bambino simpatico che sono. Proviamo con Empirilla, non lo so. Non mi ricordo che tipo è Winotinger, quello che era. Ah, folletto, ok, e vola pure. Ok, ho ricaricato i punti PP di Archilis. Merda. Allora, vediamo un po' di andare avanti. Perché dovrei combattere contro di questa? Il repellente è finito, usiamo un altro repellente. Tocca combatterci per forza. Lo combattere? Suppongo di sì. È Beauty Ember, ok. E Shouten. Mi sento quasi obbligato a combatterci contro di questi. Perché se non ci combatto non diventerò mai più forte. E se non divento più forte non potrò mai sconfiggere la Lega Pokémon. È tutto collegato. Ci vedremo nell'arena. Bene. Ne sarei molto onorato. Cos'è successo qui? Hanno la forma di peni. Non so perché. Devo andare qui. E qui. Stone Edge. Sti kids. Vorrei scendere, ma in realtà io vorrei andare avanti. Allora, proviamo a fare una cosa. Switch su Emperilla. Quello lì dovrebbe avere un Pokémon lotta o Pokémon roccia. Io spero li abbia di roccia. E che siano lenti. Molto lenti. Oh, oh, no! No, i Pokémon più forti di Emperilla. Grazie. Proviamoci. Bene, perfetto per una Pokémon battaglia. Garalul 63. Ho dimenticato che sono tipo 20 livelli sopra loro. Oh, però sono più veloci e colpisco con Cross Chop. E non basta. Head Smash, fallisce Head Smash. Cross Chop. Sì, dovrebbe bastare. Non basta, Iron Head, no, colpisci Iron Head, però dovrebbe essere molto efficace. No. Attenzione, come sono teso. Ok, sono molto teso. Saliamo. Devo scegliere dove andare. Vado di qua. Scelta saggia. Nugget. Pepita. E se vado di là cosa trovo? Tanto repellente, posso stare tranquillo. Un allenatore. Cioè, ero solo toccato, eh. Immanuel. Che cazzo di nome è Immanuel? Ok. Iperpozione. Sì, diciamo che poteva servirmi. Andiamo avanti. Repellente. Usa super repellente. Non lo voglio combattere. Non ho i Pokémon abbastanza carichi. Se questa è l'uscita, torno indietro e lo batto. Cioè, mi curo, torno indietro e lo batto. Ok. Praseopunk. Cioè, no. Flare Blitz. All'uscita no, ragazzi, dai. Sono all'uscita. Ce l'ho fatta. E mi volete far bloccare contro questo? No. Non lo fate. Grazie. Grazie. L'ho fatto io.
che coglione che sono. Mando to you perché revitalizzando Archilis posso farlo prendere tutti quanti i punti. Vedo che poi questo è l'ultimo revitalizzante. Anche fosse. Forse dovevo premunirmi meglio, ma non l'ho fatto. Ah, ok, Siren Tide. Merda. Ma questo qui ha 6 Pokémon, non è possibile. Ma stiamo... ma mi prendi per il culo? Cazzo, questo ma fa extra rapido, ti pareva? Porca miseria. Allora, io lo ricarico se non manda un Pokémon d'acqua. C'è Inite. Provo a ricaricarlo. Iperpozione ovviamente uso, non posso usare altro. Poison Jab? No, non è molto efficace dato che sono tipo terra. C'è Inite che sarà tipo veleno, per caso? Mi sto chiedendo. Proviamo. Boh. No, non è tipo veleno, ovviamente. Capperi. Oh, cacchio. Perfetto, allora. Allora un attimo. Io ho Carrot Wine. Carrot Wine, se non sbaglio, mi cura anche lo stato. Non lo uso, lo uso dopo. Dopo questa lotta. Cappero, cappero. Ah, vado con il terremoto, tanto. Ah, è disabilitato, merda, quel tipo veleno. Ah, Tightening is Focus, quindi fa dinami pugno. No, centri pugno. Però io sono furbo. Lo continuo ad attaccare sapendo che non l'ha fatto ora. Drain Punch. No, dai, ma dai. Ma che... ma dai. Ma che... ok, e questo è stato sconfitto. Che succede qui? Altri allenatori? Uffa, non bastano mai? Che palle. Quelli sono i miei discepoli, probabilmente, quelli che mi hanno eletto loro Hokage, ma che cazzo lo vuole quel titolo se lo tenessero loro? Mi tocca combatterli ora. Mannaggia. Va bene, combattiamo. In doppio, vai. Beh no, forse non sono i miei discepoli. Sono due così, Toru e Tsuki. Tsuki Ninja. Arbok e Voltasur. Ma dei Pokémon peggiori non potevano capitare proprio. Ok, era destino. Siamo caduti. Mi dispiace. Non sono ancora arrivato? Usiamo un altro... ma quanti cazzo... ma quanto è lunga? La lava addirittura. No, devo combattere per forza. Ah no. Perfetto. Cacchio però, questa vittoria è fatta davvero bene. L'unico problema è che è troppo lunga. Troppo lunga, cioè non porta da nessuna parte questa scala. A cosa serve? Ad abbellire tutto? Probabilmente. L'unica cosa che vorrei adesso è uscire. Ah! Ok, ho capito. Mi serve forza. Devo essere cauto però. 1, 2, 3. E qua. Così. Si fa così. E su e dai. E giù. Perfetto. Ah, ora anche dall'altra parte.
così dovrei essere in grado di passare sotto praticamente. Ok, quindi ora devo tornare sotto e posso praticamente passarci. Fammi vedere se ho capito bene. Sì. Ok. Poi mi chiedono, ovviamente non saremo i soli allenatori ad essere arrivati alla Lega Pokémon. Ok, ma quindi se ci sono altri che sono arrivati prima di noi, nel caso ci fossero, ci avrebbero dovuto spianare la strada. O no? Piano, faccio così per sicurezza, ok. Sì, così. Bisogna essere cauti quando si fanno queste cose, perché sennò può succedere che mandi tutto a puttane. E io non voglio che accada. Quindi ora mi chiedo dove è cascati quei massi qui. Ok, ci sono altri massi da spostare. Non me l'aspettavo. Sinceramente no. Non me l'aspettavo, volevo con solo arrivare alla Lega Pokémon. E quanta strada qui. Quanta strada per portare un singolo masso. Ora, se faccio così. Sì, ok. Ma, ok, e va a bloccare lì. Ora devo andare invece, devo scendere un'altra volta. Se non sbaglio, sì. E andare qui dove non ho affrontato questi prima perché non mi vedono. Miss Beach, ok. Oh, ancora Victory Road. Non può essere. Allora qui sicuramente dovremmo incontrare un Teo. Siamo arrivati, non ci siamo arrivati. Siamo arrivati. Mamma mia, che bella! Aspetta! Bellissima la struttura! Ci siamo! Ok, ho saltato alcuni allenatori. Madonna. Bello. Allora, questo sicuramente ha già superato la Victory Road. Sì, ha superato Victory Road. Mi chiedo come abbia fatto. Dunque, ho tutto, non mi serve nulla. L'unica cosa che mi manca. Ok, un nuovo reportage, sì. Qual è il tuo nome? Andrea. Aspetta, Andrea, lo stesso Andrea che ha messo fine agli attacchi alle centrali nucleari. Sì, sono un eroe, grazie. Non sono molto fotogenico, ma fate il tifo per me, grazie. Quindi è il momento. Aspetta, Andrea, non è il momento a quanto pare. Andrea, non penserei che mi fossi perso la tua sfida alla Lega, vero? Sono venuto qui più veloce che potevo. Quando ho saputo che hai superato la mia vittoria, sì, ma come l'hai saputo? Andrea, so che io non ci sono mai stato per te, ma l'ho capito solo ora. Perfetto, papà, sono contento per te. Che c'è? Eh? Hai mai visto Teo? Dovrebbe essere. Pensavo che fosse qui in qualche modo. Beh, sì, ha detto che Teo sta ancora alla. No, no, no. Suo padre sta bene invece, guarda un po'. Vabbè. Sì, praticamente ha detto Teo che io e lui ci incontreremo al round finale. Sì. Sicuramente. Però sarò io a vincere. Dunque, penso che nel prossimo episodio, allora, a questo punto. Da questo punto in poi, cioè, devi continuare sia che tu vinca sia che tu perda. E non posso usare strumenti, ok? Prendimi tempo per prepararmi allora. Quindi, Cuccio, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Nel prossimo andremo
finalmente ad affrontare il campionato di Thunder. Ovviamente non sarà subito contro Super 4, ma contro altri allenatori che hanno già combattuto, che hanno già vinto il loro, cioè che hanno superato la via vittoria, non che hanno vinto, non hanno vinto nulla, che hanno superato la via vittoria. E quindi dovrò battere loro per poter poi vincere questo campionato e forse affrontare Super 4, se ce ne sono alcuni, non l'ho ancora capito. Quindi, come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate link alla pagina di Facebook, alla pagina di Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!